altro grande successo per il raduno internazionale dello Spazzacamino. La manifestazione è giunta quest'anno alla sua 36esima edizione e ha richiamato ancora una volta migliaia di visitatori a Santa Maria Maggiore e in tutta la Valle di Gezzo. Un fiume nero di gente, perché è il colore della Fuligine il protagonista di questa festa dal respiro davvero internazionale. Ormai la ricetta vigente è che loro, parlo di 1000 spazzacamini da tutto il mondo, 31 paesi, dichiarano tutti che hanno trovato qui in Valle di Gezzo le radici del loro mestiere e quindi la chiamano la culla del nostro mestiere. Come vedete tornano sempre più numerosi, questa volta abbiamo anche la Russia e la Slovacchia. Comunque vedo che loro lo sentono quasi più di noi, non smetteranno mai venire perché credono in questo. Where do you come from? Germany. It's the first time? No, I'm nine years here. Prima volta che venite al raduno? No, siamo affezionatissimi della Val di Gezzo e del raduno degli Spazzacamini perché davvero merita. Siamo affezionatissimi. Una festa di tutti i popoli. Una festa dei popoli, una festa della gioia, dei colori, dell'allegria. È una festa anche della valle. Guardi che cielo, che montagne, bellissimo. Qui giochiamo in casa, è una festa in Val di Gezzo che però raccoglie tutti i popoli. Ah, sicuramente. Oggi è una giornata stupenda, emozionante perché ci sono tantissime nazioni. Tutti felici di fare questa manifestazione che ormai siamo al 36esimo anno. Io ho cominciato già con il mio amico Giovanni Ramoni da piccolino, diciamo. Ho cominciato con mio figlio che è piccolino, che adesso è più grande di me. E diciamo che sono emozionato, ecco, perché veramente una marea di gente, un calore impressionante. Un raduno che è una grande festa. È una grande festa, ma è anche un momento di riflessione. Nazioni che vengono qui e sfilano danno il segno di che cosa voglia dire la solidarietà, l'unione fra popoli che qui si trovano per ricordare un mestiere, una professione, ma che lanciano anche un messaggio che dice che il lavoro è libertà e un messaggio che dice che l'unione fa in modo che popoli come quelli che purtroppo stanno imperversando, rovinando e volendo cambiare la nostra quotidianità, non avranno mai la meglio quando le nazioni saranno unite. Il raduno dello Spazzacamino credo che questo segno abbia dato quest'anno.